Amici e amiche di ETV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata parliamo di calcio femminile, ovviamente parliamo della Serie A femminile del campionato italiano che quest'anno è al secondo anno con lo status di professionismo, vedeva ai nastri di partenza 10 squadre. Dopo la regular season queste 10 squadre sono state poi suddivise in due gruppi da 5, le prime 5 nella pool scudetto per decretare la squadra campione d'Italia, mentre le ultime 5 nella pool salvezza, quella per evitare la retrocessione in Serie B. Partiamo proprio dalla pool scudetto che ha visto la vittoria finale della Roma, che si laurea per la seconda volta campione d'Italia con 70 punti, quindi complimenti alla squadra giallorossa. Al secondo posto la Juventus con 59, al terzo la Fiorentina con 42, faranno compagnia alla Roma nella futura Champions League, quella dell'anno prossimo. La Roma nel percorso dedicato alle squadre vincitrici del titolo nazionale, mentre le bianconere e le viola partecipano. Saranno i preliminari dedicate alle squadre che si sono piazzate alle spalle della squadra vincitrice. Sassuolo con 36, Inter con 34 chiudono la pool scudetto. Passiamo alla pool salvezza, quella per non retrocedere, con il Milan ampiamente salvo con 41 punti, Como Women con 32 e Sampdoria con 28 si salvano direttamente. È ammessa allo spareggio per non retrocedere il Napoli, che chiude il campionato con 13 punti, lo spareggio contro la seconda di Serie B. Retrocede purtroppo l'altra squadra campana, il Pomigliano, con 12 punti, che quindi saluta la Serie A. Il campionato ha visto come capocannoniere la giocatrice Evelyn Vines della Roma, che ha totalizzato 13 gol. L'anno prossimo in Serie A invece ci sarà la Lazio, che ha vinto il campionato di Serie B e quindi è promossa. Come detto, il Napoli ha dovuto affrontare lo spareggio per non retrocedere contro la seconda di Serie B, ovvero la Ternana. La sfida si è decisa in favore delle partenopee, 2-1 l'andata in trasferta in favore del Napoli, che poi pareggia 0-0 la sfida di ritorno, quindi il Napoli si salva e resta in Serie A per la Ternana. Purtroppo il campionato si chiude con la permanenza in Serie B. Cambiamo argomento, parliamo invece della Coppa Italia femminile, il secondo trofeo stagionale che ha visto della finale che si è giocata lo scorso 24 maggio allo stadio Manuzzi di Cesena. Di fronte c'erano la Roma e la Fiorentina. La sfida si è conclusa 3-3 dopo i tempi supplementari. Vantaggio viola con Ammarlund, pareggio della Roma con la Giacinti, la doppietta di Janoghi per la Fiorentina. Sembrava indirizzare la sfida verso la Toscana, ma Minami e poi Vienz proprio negli ultimi minuti hanno portato la sfida ai supplementari con il 3-3. Nei supplementari non succede nulla, la sfida e si conclude poi ai calci di rigore, dove il rigore decisivo della Trossard regala alla Roma la Coppa Italia, che quindi completa un clamoroso double campionato e Coppa Italia, quindi stagione dominata dalla squadra giallorossa. Complimenti quindi alla Roma. Passiamo oltre confine e andiamo in Champions League, la fase finale del massimo torneo continentale femminile. Partiamo dalle semifinali, dove c'era la sfida tra il Barcellona e il Chelsea. Le favorite Blaugrana hanno ribaltato il risultato dell'andata, 0-1 l'andata in Spagna con la rete della Cuthbert, quindi Chelsea vittorioso nella sfida di andata e ritorno. In Inghilterra invece ha visto la vittoria del Barcellona per 2-0. Bonmatí e Rolfo sul calcio di rigore ribaltano il risultato e quindi Barcellona, una delle grandi favorite del torneo, campione in carica tra l'altro, si aggiudica il passaggio del turno e quindi la qualificazione in finale. Nella seconda semifinale c'era un derby tutto francese tra Olympique Lyon e Paris Saint-Germain. L'andata ricca di gol, 3-2 per il Lione, vantaggio parigino con la Katoto, autrice di una doppietta, poi Diani, Dumarni e Meiji per il Lione, fissano il risultato sul 3-2. Poi le lionesi si aggiudicano anche la sfida di ritorno giocata a Parigi, vantaggio del Lione con Bacha, pareggio parigino con Chawinga, poi la Dumarni sigla il 2-1 finale, Lione quindi qualificato per la finale contro il Barcellona. La sfida del 25 maggio si è giocata allo stadio San Mamés di Bilbao in Spagna, quindi con di fronte Barcellona e Olympique Lyon. La sfida viene vinta dal Barcellona, che quindi detiene di nuovo il titolo di campione d'Europa. La Bonmatí e la Putellas, appena entrata proprio nei minuti finali, siglano il 2-0 finale, con cui il Barcellona vince la finale e quindi si laurea per la seconda volta consecutiva campione d'Europa. Bene, questa era l'ultima notizia di questa puntata. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!